Vale la pena ricordare che il cartello di cantiere non viene preso in visione solo dagli organi di vigilanza, ma anche dalla popolazione che intende capire come verrà modificato il territorio, l'impatto e l'intervento che potrebbe avere sulle proprie abitudini e anche sull'ambiente circostante. Un cartello di cantiere che contenga tutte le indicazioni previste, se integrato anche con un rendering dell'intervento, favorisce la trasparenza sulle opere in progetto e viene accolto favorevolmente dalla popolazione interessata e, non ultimo per importanza, anche nei confronti degli organi di vigilanza. Quando questo adempimento viene trascurato a causa della disattenzione o la superficialità, può comportare responsabilità anche gravi per l'impresa esecutrice dei lavori. Eppure a Mascalucia, in via Marretti, nel cantiere che vediamo nelle immagini, nessuno dei presenti indossava il previsto casco di protezione e neanche il responsabile dei lavori, l'ingegner Domenico Piazza, funzionario del comune di Mascalucia. Volevamo farle qualche domanda. A me non ne ho titolo. Non ne ha titolo? Come c'è scritto che lei è direttore dei lavori? E con chi possiamo parlare? All'amministrazione. Ma allora scusi, perché c'è scritto il direttore dei lavori, non possiamo parlare con lei per sapere perché a questa data a rilasciare alla stampa i lavori non sono iniziati, non sono stati ultimati, volevamo chiedere questo. In ufficio poi casomai col sindaco ci sentiamo. Voi volete informazioni su che cosa c'è qua? C'è un progetto e ve lo possiamo mettere a disposizione. Sì. Se si deve discutere sul perché una cosa non arriva a completamento perché c'è su un cartello, la risposta immediata è questa, perché ogni lavoro ha una sua previsione, sì. Inizia e fine. Okay. Si prevedeva di finire una certa data, ci sono stati dei lavori perché abbiamo trovato roccia, altre problematiche che hanno fatto ritardare l'ultimazione. Ho capito, siccome il cartellone era rimasto quella data ci chiedevamo perché, come mai... Ma l'ha mai visto lei un cartellone in cui viene corretta la data? Sì. Questa sembra quello. Non so, viene corretta? No, ma... No, non lo sappiamo. Perché è data prevista un dia, data prevista dei lavori, no data sicura dei lavori. No, data per l'ultimazione dei lavori. Sì, ma quando noi scriviamo i verbali, scriviamo sempre perché non abbiamo detto la data di previsione dell'ultimazione. Vabbè. Ma sta filmando? No. Sì, certo. Vabbè, va. Non parlare, ascolta. Sto lavorando, ho una serie di contabilità. Anche noi stiamo lavorando, stiamo dando l'informazione al cittadino. Lei deve dare un'informazione al cittadino. Non la fa perché qualcuno mi ritrae mentre io sono qua con queste carte. Ho anche la mia figura e la mia professionalità. Quindi si va in ufficio, ci si siede e io le do l'indicazione. Se lei vuole fare delle fotografie relativamente allo stato dei lavori, si accomodi, perché quest'area anche se è di cantiere e quindi è in disponibilità all'impresa, qualcuno gli ha detto che poteva entrare, non sono stato io. Ma siccome non c'è scritto lì che non si può entrare? È l'area di cantiere. E allora bisogna... Quindi le informazioni ci sono perché vanno rivolte all'ufficio. E questo vale anche per la stampa. E questo è l'altro ingresso che porta al cantiere che vi abbiamo fatto vedere. Come potete vedere non c'è nessun cartello che indica i lavori. Il cartello è quello che è previsto, casco, guanti, tutto ciò che è materia di sicurezza sul lavoro. Pare non esista assolutamente. Non va dimenticato che la mancata esposizione del cartello di segnale di obbligo specifico comporta sanzioni amministrative e le fonti normative principali che disciplinano e governano questo importante adempimento sono diverse. L'unica comunicazione che abbiamo trovato ai lembi della strada che porta al cantiere è solo quella del comune di Mascalucia, dell'area polizia municipale, dove dice chiusura al traffico e al transito veicolare di via Porto Marretti. Molti cittadini di Mascalucia e noi di Sesta Rete ci chiediamo se i lavori, come scritto sul cartello, dovevano essere consegnati il 9 marzo del 2013 e la consegna del lavoro risale al lontano 16 settembre 2011, perché ad oggi non sono stati ultimati?